Monoverbio sinonimico. Allora Daniele, sei già entrato nel meccanismo, ti ho tartassato oggi con alcuni giochi, ma vedo che ti sei divertito. Sì, sì, assolutamente. Allora affondiamo questa spada nel tuo costato. Però c'ho la pancia piena, quindi sono esatto, c'è la pancia piena, quindi non affonderà troppo. Allora guarda qua, in quest'ultima settimana in mistica abbiamo trovato questo monoverbo sinonimico. Il gioco, il monoverbo, assieme alla crittografia, è il gioco più difficile in assoluto. Monoverbo semplicemente significa che devi trovare una sola parola. Mm-hmm. Sinonimico usando un sinonimo. Ok. Alla fine la soluzione sarà un nome, in questo caso, cioè una parola di 10 lettere comunque. Sì. Allora leggiamo la definizione sotto. Quello si chiama esposto in termine tecnico. Prova a leggere. Trappola per ara, oste. E quindi ti hanno messo anche il puntino, significa esatto. Che manca una lettera lì dove c'è il puntino. Che immagino sia una G. Una G. Quindi trappola per aragoste. Esatto, trappola per aragoste. Allora noi nel nostro lavoro dovremmo usare, come c'è scritto nella parentesi, dovremmo usare una parola di 1, una di 5, una di 1, una di 3 lettere, per dire trappola per ara puntino oste. E tutto insieme, leggendo come nei rebus, otterremo una parola di 10 lettere. Perfetto. Io non so perché manca quella lettera. Manca una lettera, però devi dircelo. Devi dire che la trappola per aragoste... Ah, ecco, a questa parola manca una G. Ah, ok. Però, ecco, vedi, c'è scritto sinonimica. Quindi, tramite un sinonimo, la trappola per aragoste... Sei esperto di pesca? Sai come si chiama? No, non, cioè, me la immagino, ma non so come si chiama. È una... non hai mai sentito parlare? No. È nassa. Ah, una nassa, come no? Sì. Ah, lo sapevi. Sì. Vabbè, insomma. No, non me lo sarei mai ricordato. Vabbè, però, vabbè, non c'è nessun problema, perché nessuno di noi sa tutto, ma insomma siamo qui per scoprire. Quindi, tu devi dire che per quella parola che abbiamo detto, manca, per formare quella parola, manca una G. Sì. Allora vedi, usando una parola di una di 5, una di 1 e una di 3 lettere. Mm-hmm. Però nassa potrebbe essere quella di 5, per esempio. Ok, puoi scrivere, prendi la penna che è qui a fianco. Ok, la scrivo sopra? Sì, scrivi problema, magari qua sopra? Problema. Sì, non c'è problema. Allora, prima ci andrà una parola di una lettera. Ok. Metti uno spazietto, un segnetto, un puntino. Prima qua. Di, ecco. Poi dopo nassa una di un'altra una, di 1 e poi ce ne sono. Ma uno, una due. Di una lettera... sarà la quella lettera che manca, quindi G. G. Adesso prova a metterla o davanti o dietro Nassa. Gnassag oppure Gnassag. Nassag. Dove ti sembra meglio? Conosci parole che comincino con Gnassa? No. E allora sarà quell'altro. Sì, esatto. Immagino che questa sia. Ecco, adesso qua è facile perché dobbiamo costruire il nome di una persona. Tra l'altro non è nome e cognome, è solo nome. Solo nome. Conosci qualche persona? È Anassagora. Prova a scrivere, vediamo dopo di ricostruire. Qua ci siamo aiutati dalla parola risolutiva. Mm-hmm. Però vediamo come viene fuori questa roba. A preposizione, mm-hmm. No? Anassa. Mm-hmm. G ora. Nel senso che alla parola Anassa, G ora deve essere portata la G. Deve essere tolta, quindi. No, deve essere messa, deve essere messa la parola G alla NASA. G ora. Ok, la non sei convinto. Alla parola NASA? Sì, va messa la G ora. Ora va messa la G perché ci manca. Certo. E questo è la crittografia. Forse ti ha lasciato. Ah, ok, sì. Ah, è chiaro adesso. A NASA G ora va messa. Ok, perfetto, certo. Ora va messa, sì, sottinteso, no? E queste sono le crittografie, queste a tavola ne abbiamo fatte. Non l'ho mai risolta una in vita mia. Mai risolta, mai risolta. E neanche volta. E ti consiglio io neanche quando di... leggo la pagina Sfinge dico vabbè, è inutile che la faccio perché tanto non riesco a farne neanche una. Però vedi qua, sapendo NASA e mi hai detto che si poteva anche ricostruire anche senza Certo, sì. Ecco, vedi che comunque si può risolvere tutto. Fantastico, grazie. Benissimo, prego. Da oggi in poi proverò a farle. Con moderazione, perché dopo mi esplode la testa. No, dopo se no non riesci a distaccarti. Sei tentato a guardare tutte, cercare di risolverle. Grazie. Benissimo. Torniamo, c'è il dolce, Spero mi sembra di sì, mi auguro che ci sia. Torniamo dentro allora. Ok, ciao.